Ho origini del Marocco e vorrei condividere appunto questa esperienza alla tavola rotonda perché è un'esperienza vissuta in prima persona e perché poi ho svolto il lavoro all'interno dell'equipe dell'ASL 4 che investe molto sulla figura del mediatore all'interno del sistema sanitario. È una figura che è presente da 10 anni ed è infatti molto apprezzata e c'è un clima addirittura con le madri più sereno rispetto a un ambiente sanitario, l'ASL 3 di Genova, che c'è un po' più di una figura un po' ignorata, ma che comunque si sente poi l'assenza di questa figura nell'interazione tra la madre, il paziente straniero e la figura sanitaria. Quello che vorrei proporre oggi è sottolineare l'importanza del ruolo del mediatore all'interno di questa interazione e dire appunto che cosa va a svolgere, quali segnali riesce a captare il mediatore all'interno, cioè nel malessere, quelle performance che vengono magari messe in atto dal paziente, che vengono intese come capricci da parte del sistema sanitario, come appunto tradurle, interpretarle e trasmetterle al dottore, alla figura, all'operatore sanitario. E poi appunto c'è un paragone tra la gravidanza come viene affrontata in diverse parti del mondo e poi nel sistema occidentale. Queste sono le tematiche.